Ci sono tre novità, due che riguardano le vasculite dei piccoli vasi, queste sono novità terapeutiche, e una le vasculite dei grandi vasi. Le due novità che riguardano le vasculiti dei grandi vasi sono: la prima riguarda la terapia delle vasculiti anche associata e l'inibitore del recettore della componente complementare C5A, che si chiama Vacopan. Questo farmaco viene utilizzato al posto dello steroide per risparmiare steroide. La terapia di induzione di queste vasculite, che vi ricordo sono con la poliangite congranulatosa e la poliangite microscopica, è rappresentata dall'associazione di farmaci immunodepressori come ciclofosfamide e rituximab e per l'appunto steroide. Ma questa associazione dà grossi problemi al paziente perché il 20% dei pazienti nel primo anno di terapia ha infezioni severe che possono essere anche mortali. Quindi è importantissimo risparmiare steroide per ridurre il tasso di infezioni. E la sostituzione di Avacopan, invece dello sostituire lo steroide con Avacopan, è stato visto da un trial randomizzato controllato che riduce le infezioni, più sicuro, ugualmente efficace, può anche essere più efficace nel lungo termine, soprattutto sulla funzione renale. La seconda novità riguarda sempre le vasculiti dei piccoli vasi, riguarda soprattutto la poliangite con granulomatosi eosinofilica e riguarda un trial randomizzato controllato che è stato fatto, per la dire la verità, 2 o 3 anni fa col mepolizumab, che è un inibitore della interleuchina 5. Sono in corso nuovi farmaci, nuovi studi su farmaci che inibiscono l'interleuchina 5 con inibitori anche del recettore dell'interleuchina 5. Questi farmaci hanno un'azione maggiore di depressione eosinofilica sia a livello del sangue che a livello tissutale, quindi potrebbero essere più efficaci. Inoltre, da studi, soprattutto sono studi italiani, fortunatamente anche se su dati retrospettivi, il mepolizumab, che è questo inibitore dell'interleuchina 5, un anticorpo monoclonale, invece potrebbe essere efficace anche alla dose di 100 mg e non alla dose di 300 mg, come era stato dimostrato nel trial randomizzato controllato. Infine, esiste una novità terapeutica per quello che riguarda le vasculiti dei grandi vasi, l'utilizzo di togilizumab. Togilizumab è un farmaco che si lega al recettore dell'interleuchina 6 e blocca l'interleuchina 6, blocca la reazione infiammatoria. È stato visto che il togilizumab in un trial funziona nell'artrite cellulogigante associata agli steroidi, però anche questa associazione togilizumab e steroidi aumenta fortemente il rischio di effetti collaterali e ci sono alcuni dati preliminari per cui il togilizumab potrebbe funzionare nell'artrite cellulogigante anche da solo, senza associare terapia steroidea, riducendo quindi fortemente la tossicità steroidi indotta.